signorina, dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Non lo sai? Qualcuno compie gli anni? Tu. Io? Sì, due volte l'anno, così invecchio prima, più velocemente. Vanessina, stiamo andando a fare un po' di shopping. No, sto andando ad aprire la porta Gasper. Ma fa freddo, quindi dobbiamo mettere il giubbotto. Vai Gasper, prego. Dove stiamo andando? Tra pochi giorni sarà il tuo compleanno e lo festeggeremo con tantissimi amici. Sì, e quindi? E quindi stiamo andando a fare le compere che servono per allestire la sala. Sì! E noi? E noi? Quel giorno, l'11 gennaio, andremo a... Io ho fatto un sogno, dove era il mio compleanno, mi è andato tutto schifoso. Cioè, perché? Tutto brutto. In che senso? Ah, praticamente è l'oratorio, no? Allora, sai dove c'è il bar? Lì fai finta che c'è tipo la nostra stanza dove dormivamo, no? Io stavo dormendo ancora anche tu. E si erano arrivati tutti i miei compagni. Poi è andata a svegliarci, ma io non volevo svegliarmi. Poi tutti si è svegliata. Chi? E si è andata ad allestire, no? Senza allestire, però. Io sono uscita, sono salutato e sono andata di nuovo a dormire. Poi altri sono andati all'Ipercop. Poi sono ritrovata all'Ipercop, non so perché. E io e con le mie amiche andiamo all'oratorio perché lì è la festa, no? E le altre, no, restiamo qui, non voglio andare lì, non vede. E poi sono venuta da te a dirti: mamma, non mi piace questa festa, è brutta. E poi tu mi hai svegliato nella vita reale. E ho detto: come mai che non sogno? E tanto sarà molto. Andiamo a scuola. E tu cosa hai pensato? Era meglio il sogno. Veramente? No, chiedo. Vabbè, quindi vorrà dire che questo è un sogno premonitore. La tua festa non sarà bella storia. Così ci fortuna. Ma io non ho fatto niente, non ho detto niente. Però così ci fortuna. Ok, va bene. Allora andiamo a comprare tutto ciò che servirà per questa festa bruttissima. Noi 30 minuti prima andiamo ad allestire e 30 minuti dopo arrivano i miei compagni. Esatto, quindi andiamo a comprare tutto ciò che serve per l'allestimento. Bere e mangiare. Bere, tu apri occhi. No. Dotti. Buongiorno cucciolini, ve lo spiego in breve. Stiamo andando a comprare piatti, bicchieri e tutto ciò che potrebbe servirci per allestire questa stanza che abbiamo affittato per il compleanno di Vanessa. Quindi ci vediamo tra pochissimo e scegliamo insieme quello che servirà. Dico già che visto il mio livello di stanchezza, voglia di andare in giro, ne ho pari a zero. Quindi ti avviso, andiamo all'Action e trovo tutto là. Tutto. Però non c'è la Coca-Cola all'Action. No, hai ragione, vabbè. E neanche il pertatè. Il pertatè perché? No, non ci sono neanche patatine. No, va bene, andiamo da... Però che cosa puoi comprare? Intendevo solo per l'allestimento. Non so se c'è, perché io vi devo solo regali. Cioè, vediamo... Che regali? Regali? Il mio regalo è la festa, io perché regalo. Io vedevo i sacchetti per regali. Basta, non vedevo tipo Happy Birthday to you. Io non ce la posso fare, veramente. Neanche palloncini. No, vabbè, ci sono invece. Adesso vi porto a vedere quello che c'è all'Action. Hey, però non voglio soffiare con la bocca. Con che cosa? Ecco, ti sei impigliata perché... Voglio soffiare con quello che fa... Andiamo? Siamo arrivati. Adesso vediamo se ho ragione io o se hai ragione tu. E comunque ci accontentiamo di quello che troviamo. Vero? No. Sì. Auguri di buon Natale. Sì, sì, è Natale. Vale, prendi un cestino. Prendi un cestino. Andiamo. In fondo, ultima corsia. Madonna, ragazzi, è Natale, che bello. Allora, Vanessina. Andiamo. Ma... E sono là in fondo, io già vedo tutto. Ma anche il la signora. Compleanno. Se devo per il mio compleanno, non sono delle caramelle sparse. Il tavolo. Direi di no, perché c'è chi ne prende una e c'è chi le prende tutte. Davvero? Guarda Vanessa, il mondo ti aspetta. Uno. Adesso guarda. Credi a quello che ti dicevo? Guarda. C'è di tutto qui. Bravissima. Le candeline. Le candeline te le ho già comprate ieri. No, mettilo come per terra. Come sono? Rosa. 11 candeline rosa perché devi soffiarne 11. Poi c'è già quella che abbiamo a casa che non avevamo utilizzato per Daniel. Quella fontana che si accende e diventa una fontana. Sì, sì, sì. E si prendiamo dei palloncini, li soffiamo e li mettiamo in giro? Sì, aspetta però, vediamo quali. Allora, mi piaceva questo a me, sinceramente. Allora, qua ce ne sono... Ma guarda, ci vuole miliardi di anni, guarda. Ci vogliono miliardi di anni. E allora lasciamo stare. E questi, queste facce, sono piccoli. Questi sono belli. Questi sono quelli che si gonfiano con... Ma dove li dobbiamo mettere, Vane? Ma dove li dobbiamo mettere? Guarda, Happy Birthday. Happy Birthday. Fammi vedere però, ok? Devi gonfiare, quello che dicevo io. Sì, ma questi qua si gonfiano con la bocca, come dicevi tu. Sono quelli che hanno con il la cubicino, cannuccia. Esatto, hanno la cannuccia. Facile. Guarda, gli occhiali Happy Birthday. Non li voglio. Solo tu? Sì. Va bene. Questi?
c'è altro? Queste sono delle ghirlande. Sì, sì, prendiamole che le metto. Fammi vedere però prima di prendere. Questo ho scritto Happy Birthday. Ah, questi sono anche altri palloncini. Questo. Ecco, brava. Questo. Ma si riusciranno a... Che colore l'hai preso? Oro. Oro? Ti piace oro perché c'è anche rosa? No, è troppo rosa. Infatti. Io l'avrei preso azzurro addirittura. Ah no, questo guarda che bello, argento con la scritta oro. No. E il tuo com'è? Posso oro vedere? Oro con la scritta argento. Sicura? Oh, guarda. Bella. Va bene. Hai visto? Cosa sono? Cappellini? No? Fai vedere? C'è scritto, È decorativo. Ma come... Ah no, mi sembrano quelli che scoppiano. Questi sono i confetti, quelli che scoppiano. Prendiamo. Ma non so se si possono scoppiare. Prendine un paio, uno. Sì. Carini. Due o paio. Prendine. No, faccio io, guarda. Tu mi fai cadere tutto. No, basta. Due. Sì. Allora, questi li vuoi per decorare, ma sono carini? Aspetta. Dove li mettiamo? La candelina no. Ma la candelina l'ho già presa. Piatti. No, questi? Sì. Ma otto pezzi? No. Li prendiamo così? Oppure questi? E se prendiamo i vassoi? No, ma allora, sono troppo pochi. Ascolta, li andiamo a prendere nell'altro reparto i piatti, perché sono e cinque piatti. E i bicchieri? 10. Così. 20. No, ma quanti ne stai prendendo? Non lo so. Ma infatti, quante così, sono? Fai così. Ma devi vedere quanti sono. Ok, andiamo alla ricerca dei tovaglioli, dei piatti di plastica, se ci sono. Allora, vediamo qua cosa c'è. Questi sono 20. Questi già va bene. Almeno ce n'è qualcuno in più. Ne prendiamo 20, 40, 30, 100. Direi che ci siamo. Anche troppi. Abbiamo finito qua. Abbiamo preso anche bicchieri, piatti. Adesso andiamo a prendere il rotolone colorato. Io l'ho visto azzurro, però forse c'è anche rosa. Andrebbe bene lo stesso azzurro? Sì. Ok, primo step completato. Adesso ci dobbiamo occupare del bere e del mangiare. Andiamo al supermercato. Okay. E qualcosina di patatine, perché poi sai perfettamente che ho preso i panini e faccio io anche le pizze, le focacce. È vero. E certo, amore, con giusto qualche patatina, Ok? Allora, Vane, andiamo, patatine. Guarda qua che c'erano i piatti, vabbè, ormai li abbiamo presi. Vai a sceglierle. Ah, prendi due? Prendili tutti e quattro, Vane. Ma va, prendili. Allora, le patatine classiche sicuramente. Prendine due però, Due di ogni tipo. Sai cosa non abbiamo preso? Le ciotole. I contenitori per mettere le patatine. Secondo me li vendono anche di cartone. Mannaggia, usegetta. Non ho voglia di portarli da casa. Le più gusto? Le? Più gusto? Queste. No? No? Basta allora. Sai cosa? Noccioline. Andiamo a prendere. Sì, dai, prendiamo questo. Le vuoi prendere? Due, una. Una. E fa. Una? Tanto non le apriamo tutte, le apriamo man mano, No, c'è l'estate sotto mare. Ma non è estate, è te. L'estate normale qua dietro, c'è, tranquilla. Ah, Vane, pensavo, guarda. No, ma devi prendere le bottiglie. Guarda. Prendila, tanto ce le teniamo a casa. Anche l'estate. Ma prendiamolo solo al limone. No, la metà piace quello della pesca. Alla metà piacciono quelle alla pesca. Sì. E allora prendine due. Aspetta, due alla pesca. Le noccioline le prendiamo? Sì. Ma sì, no? Queste? Sì, una o due? Due. Ma ci sono anche i genitori, noi magari stuzzichiamo qualcosa, hai capito? Non ce ne sono genitori, credo. Beh, le mie amiche ci sono, sicuro. Questi li prendi? Sì. Uno solo. Va bene. Basta? Vuoi anche dei cracker, qualcosa o no? Questo. Ecco, questo però era carino, era un misto. No, c'era questo. Buono. Preferisco questo. Sì. Al sonno. E lo mettiamo tutti. Se prendi questo, io direi di togliere questo. Sì, perché tanto è questa cosa mischiata. Ok, va bene. Adesso manca l'acqua e il beveraggio. Manca il beveraggio. Due casse d'acqua almeno, Sì, sì, la cassa vuol dire tutte e sei. Prendo io? Allora, Vane, abbiamo riempito il carrello. Adesso volevo solo vedere se ci sono i contenitori in carta usegetta per mettere le patatine, così non li porto da casa perché io li ho in vetro. E poi direi che possiamo andare a casa. Che? Sei contenta? Ma dove mettiamo tutte queste cose? Li lasciamo nei sacchetti. Ragazzi, siamo tornati a casa. Guardate quante cosine abbiamo comprato e mancano ancora quelli che farò io. Ciao, amore, bentornata. Ciao. Allora, hai visto qua? Tu sai cosa sono? Non è il tuo cibo per domani, la tua merenda per andare a scuola, È per il compleanno di Vanessa. Brava, amore. Sei curiosa? Sì. Vabbè. Allora, come lo prendiamo insieme a te? Esatto, perché... Poi il cibo.
Ma no, ma il cibo sono solo patatine, amore, qualche bibita. Tu sei curiosa di vedere questi, vero? Allora, iniziamo con i bicchieri. I bicchieri, amore, per bere. I bicchieri? Sì. Quanti sono? Questi sono 10 per ogni... No, 20, 20. Dovrebbero essere 20, sì. 20. Questo invece sono, è una tovaglia da mettere sul tavolo. Poi una tovaglia, la scritta Happy Birthday. Esatto. Palloncini. Esatto, amore. E si gonfiano con queste. Non lo so, perché potrebbe essere che questi si gonfiano anche con la cannuccia, brava. È tipo questo che si gonfiano con questo. No, secondo me anche quello si gonfia con la cannuccia. Ce ne sono altri. Hai visto, amore? Anche il gatto è curioso. Gli occhiali. Questi sì, per Vanessa, sì, perché è il suo compleanno, quindi li indosserà lei. Altri bicchieri. Esatto, bravissima. Questo è per rendere un po'. Yes, fa. Ma sperando di poterlo fare, poi chiederemo, eh. Altri bicchieri, quanti siamo? Ma io ne ho presi un po', sai che i bicchieri poi spariscono, finiscono sempre... Altri bicchieri! Oh, mamma mia, ma dobbiamo bere tantissimo, questa festa. Un'altra tovaglia? Sì, perché il tavolo non so quanto è lungo. Palloncino. Esatto, con su scritto Happy Birthday, che poi questi palloncini qua non stanno in piedi. Ho esagerato? Sono 100 in poche parole i bicchieri. Un altro questo? Esatto. Una scatola. Sì. Cosa c'è? I coriandoli. Piatti, questi. Poi io esco da scuola, prima di pranzo. E non rientri più perché alle 2 dobbiamo essere già in oratorio a preparare. L'altro uno, sì. Oplala, è caduto. Ecco, questi sono palloncini color oro. Brava. Mi aiuti poi, eh? Ti porto a casa anche per quello. E gli altri palloncini? Questi sono fortissimi. Guarda come funzionano. Praticamente si gonfiano, si mettono intorno al polso e si gioca, si palleggia. Ah, finito. Forte, vero? Sì. Finito, amore. Io voglio far vedere quello che portiamo lì. Ma amore, loro l'hanno già visto però, perché noi li abbiamo comprati insieme a loro. Forse sei tu che vuoi vedere cosa abbiamo comprato, di la verità. Cambiamo sacca. Ma guarda che non ci stanno tutti, però va bene. No, poi va bene. Ma amore, sono patatine e salatini. E patatine e questo formaggio. Salatini. Ok. Quindi tipo dopo scuola questo. Patatine! Non troviamo più niente stasera. Altre, quelle rigate queste. Ah, una è rigata e una è classica, anche prima. Noccioline, un sacchetto di patatine più gusto. Ok, adesso li rimettiamo dentro. E ascolta Anastasia, dobbiamo prendere il regalo su Amazon per Vanessa. E adesso lo prendiamo io e te. Allora, lei vuole il microfono per fare ASMR e quindi dobbiamo guardare su Amazon quello che va bene anche per il telefono, sperando di non sbagliare perché io non ci capisco molto di queste cose. E poi, visto che le serve la lampada da tavolo, le prendiamo anche una lampada da tavolo e speriamo che arriva tutto entro venerdì, perché se non arrivano arriveranno. Ok. Adesso guardiamo su Amazon, va bene? Allora Anastasia, adesso andiamo sul sito di Amazon. Però io oggi pomeriggio, mentre tu eri a scuola e Vanessa non mi sentiva, ho già messo nel carrello un microfono. Te lo faccio vedere e mi dici se ti piace, va bene? E questo qua è rosa. Bello. Bello, vero? Sì. Speriamo che funzioni. Guarda, dice proprio ASMR, microfono USB, microfono da gioco, eccetera, eccetera. Lo compriamo? Sì. Benissimo. Però aspetta, perché dobbiamo prendere anche la lampada da tavolo. Perché lampada da scrivania. Perché quella lei non ce l'ha. Quello poi lo acquistiamo, l'ho messo nel carrello. Allora, prendiamo questa che ha 3 modalità di luce e 10 livelli di luminosità. Adesso, il colore, la sua scrivania è bianca. C'è color oro, rosa. Oro rosa, che sì. Così, vedi? Questo colore qua, a me non piace. No. Bianca. Bianca. Tutta bianca? Bianca, come la scrivania? Sì. O nera che stacca? Cosa dici? Scegli bianca. Tu. Bianca.
Sicura? Sì. Ok, allora la prendiamo bianca. Va bene, mettiamo anche questa nel carrello e facciamo l'acquisto. Qui devi toccare. Ok, adesso quindi abbiamo il condensatore, la lampada e procedi. Procedi qua. Sì. Ordine effettuato. Oh, finalmente abbiamo acquistato anche i regali per Vanessa. Ma Anastasia, non pensare che il cibo finisce lì, perché io ho anche preso 40 panini, quelli che piacciono a te, che mangi sempre con la Nutella, da farcire con un po' di affettato. E poi farò delle pizze, delle focacce io. E poi sai che lei come torta ha voluto il pane a forma di numero, Nutella. Quindi due panoni grossi a forma di uno. Così, che poi tipo, tagliamo e riempiamo. Tipo un numero piccolo, vuole quello però un po' più grande, tipo così. Ma secondo me sono anche così, perché l'ho preso, sì, per una trentina di bambini, perché ci saranno tanti bambini a questo compleanno. Certo di tutti. Esatto. Va bene cucciolini, andiamo a fare la nanna che è tardi. Ciao. Buonanotte. Notte. Ciao ragazzi, sono uscita da scuola per andare a rinnovare la carta di visita. Dopo avremo delle commissioni da fare e con Ani, quando ci sarà anche lei, vi diremo una cosa che venerdì faremo. Ma adesso, a dopo. Ciao. Amore, togliamo il grembiule perché dobbiamo andare a fare la foto per la carta d'identità elettronica e poi pranziamo, poi facciamo una commissione, poi ci vediamo oggi con Anastasia e sveliamo una cosa bellissima. Quanto sei contenta tu? 100.580 milioni di milioni di milioni di miliardi di miliardi di milioni di miliardi di miliardi. Infinito. Quelli che stai studiando, insomma. Allora cucciolini, siamo in comune, Vanessa si sta preparando per fare la fototessera. Ma visto che eravamo in anticipo, siamo passati da Zara per fare un piccolissimo shopping che adesso vi farò vedere. Guardate, uno e due stracolmi di tutti. Sì, esatto, tutti tuoi. Adesso vai a fare la foto per favore, perché abbiamo il numero già prenotato. Dai, metto i soldini. Sì. Abbiamo perso il turno e quindi speriamo che adesso ci fanno passare. Ho fame. Tu? Adesso andiamo a pranzo, Allora amore, carta d'identità fatta, adesso dobbiamo solo attendere che arrivi a casa. Hai il singhiozzo? Sì. Adesso siamo al ristorante, mangiamo e torniamo a scuola. Perché questa uscita mi è costata un botto. La prossima volta la carta d'identità la facciamo in videochiamata, ok? Tra 5 anni. Quasi finito, ma ci dedichiamo anche a questo momento di dolcezza e di golosità con un buon gelato alla Nutella. Guarda, Vanessa, quando Anastasia vedrà questo video, secondo me non ci rivolgerà più la parola per i prossimi 2 mesi, che bello. Dai che andiamo a scuola. È buona? Pranzo finito, hai messo il grembiule. Adesso ritorni a scuola fino alle 4:30 e ci vediamo dopo con Anastasia, ok amore? Okay. E poi sveliamo la nostra super sorpresa. Cucciolini, ho portato Vanessa a scuola e sono tutti al parchetto e guardate un po' chi c'è! Guardate un po' chi c'è, la mia bambina! Ciao! Ma come stai, amore? Sai che ti ho comprato delle cosine da Zara? Poi stasera te le faccio vedere. Ok cucciolini, pausa pranzo finita. Ma avete visto che carina anche Anastasia che giocava al parchetto con i suoi compagni. Adesso però è giunta l'ora di andarle a riprendere a scuola. Quindi dobbiamo portare Anastasia un attimino dalla pediatra per fare una visita. E poi vi svegliamo il nostro super segreto. Siete curiosi? Scrivetemi nei commenti se siete curiosi. Allora ragazzine mie, ciao, bentornata Vanessa. Ciao amore mio, mangia pure, fai merenda, non ti preoccupare. Siamo arrivate dalla pediatra. Allora Ani, abbiamo detto ai nostri cucciolini che dobbiamo dire una cosa speciale oggi. Però ancora non lo diciamo. Quale? Che ci Quello che dobbiamo fare a casa dopo. No, ma veramente? Sì, veramentissimo. Oggi è una giornata super impegnativa, non oso immaginare tu domani. Tu riprendi me e io mi vedo allo specchietto. Ah sì? Ti vedi allo specchietto? È vero! niente, andiamo dalla pediatra perché poi dobbiamo andare a prendere le torte perché Vanessa domani deve portarle a scuola perché è il suo compleanno. Ma cosa ha? È fuori. Andiamo, dai. Ani, sei contenta? Sì! Di quello che dobbiamo fare dopo? Sì. Ok. Andiamo, che poi dobbiamo andare a prendere le torte per te, mannaggia. No, mi sento. Esatto. Auguri.
domani, mi raccomando, mai gli auguri prima. Allora, visita finita, benissimo, andiamo a comprare queste tortine e poi corriamo a casa perché si sta facendo tardi. Dove sei? Ciao. Quindi tu devi prendere le torte anche da bere? Sì. Ma non troppo, Vane. No. Ah, ok. Allora, dai, Vane. Pan di stelle e? E poi? Questa? No, con le albicocche no. E no, perché il mio compagno è allergico al cioccolato. A chi? Daniel. È allergico al cioccolato? Daniel? Sì. E la pandistella è tutta cioccolato? Infatti. Ah, quindi, allora la torta parla. È questo, la ciambella, buonissima. Ok, ciambella quindi? Bravissima. Sì, e da bere. E adesso andiamo a prendere da bere e poi andiamo a casa che sono distrutta, ok? Allora, siamo tornate a casa, qua ci sono le bevande e il cibo che Vanessa domani porterà a scuola, perché tra poche ore questa signorina compie 10 anni. Dai ragazzi, vuoi far vedere cosa abbiamo comprato per domani? Anastasia sgranocchia sempre, hai fame amore, però non mangiare più che dopo ceniamo. I dai. Bicchieri. I bicchieri, molto importanti, altrimenti tagliamo con le mani. E la ciambella. La ciambella, perché? Perché sì. Perché il mio compagno è allergico al cioccolato. Allergico al cioccolato, e fantastico. Per lui che è allergico al cioccolato. Un pan di stella intero. Poi, questi sono per la merenda vostra. Le lettere, amore? O i numeri? I numeri. Ho capito le lettere. No, c'è anche lo zero. Il numero 10 e i tovagliolini rossi. Red. Red. A proposito di red, Anastasia, vieni qua che dobbiamo dire una cosa. A proposito di red. No, lo diciamo insieme. Domani in quel sacchetto metti le bevande. Solo le bevande, amore. Perché tutto è troppo. Va bene. Stavamo dicendo. No, ma le bevande adesso, Vanessa, mettile in frigo. Cosa le lascia fare là? Mettile in frigo che si raffreddano. Poi domani mattina ce le ricorderemo. Muoviti che dobbiamo dire una cosa importantissimissima. Vieni Vanessa, aspetta fino a 10 e le diciamo. Vabbè, vedi con tua sorella. Allora, a proposito di red, perché abbiamo parlato in inglese? Perché? Dove andiamo? Oggi facciamo le valigie. Per andare dove? In dove? In Inghilterra. Da chi? Da Inghilterra. Sì, sì. Per l'Inghilterra. Andiamo da Isabella e Aria e festeggeremo anche lì il tuo compleanno. Quindi venerdì partiremo, ragazze, siamo super contente perché dovete sapere, cucciolini, quante volte siete state in Inghilterra da Isabella e Aria? Uno, due, esatto. Esatto, perché c'è la storia del passaporto e noi il passaporto non lo avevamo, adesso lo abbiamo e si parte. Siete contente? Non è vero, domani è il tuo compleanno, giovedì si va a scuola e venerdì si parte. Ragazzi, dobbiamo andare a preparare gli zainetti. Andiamo? Ah, calma, no amore, tu non ti devi agitare. A proposito di zainetti, Anastasia stop, se no non ti porto. Andiamo a vedere che oggi ti ho comprato alcune cosine, ho messo sul letto tutto quel... Anastasia! Quasi quasi la lasciamo a Novara. Che dici dal nonno, col nonno sì, che non viene? Ah, ma con chi partiamo? Con la nonna e Daniel! Con Daniel, il nostro fratellone, la nonna Elisa e papà Uglia. Sì. Vieni che ti ho messo tutto sul letto perché devi provare tutto, quello che abbiamo comprato stamattina. Yeah. Ok, ecco voi un casino di vestiti. A te ti ho preso qualcosina, ma perché tu hai già tutto. Ti piace questo completino di Minnie? Sì, amore, tu. No, quelle sono sue. E poi questi qua sono per te anche. Ma che belli, morbidi. Anche questa. No, molla, molla, molla. Tu, a te le magliette le ho già comprate, te lo ricordi quando siamo andati all'Okaibi? Sì. Ah, ecco. Adesso però non ti ci sedere sopra. Guarda il mio, guarda che bello. Quello lì però, Vanessa, io vorrei che tu lo provassi. Secondo me è un po' grosso, eh?
A me piace. Ho capito. Poi se c'è la felpa sopra meglio. Sì, quello è vero, con la felpa sì. Adesso magari... No, ma secondo me va bene, bellissimo. Che oca. Dove vai? Allora, Vanessa, devi provarti tutto. Ti do 5 minuti, non di più. Sembri l'omino Michelin. Tu non sai chi è l'omino Michelin, ma noi della mia età, sì, della mia annata. Avanti. Chi è? Avanti. Ma perché? Cioè, anche il gatto ti guarda male, Anastasia. Anche il gatto. Non ci posso credere. Io non ce la posso fare con te, Anastasia. Hai distrutto il sacchetto. Complimenti. Se io devo cambiare qualcosa, dove lo metto? Eh? Dove lo metto? In questo. No? Esci fuori, Anastasia. Vanessa, ti do 5 minuti per provare. Anastasia, tu rimani a Novara, a Londra non vieni. Anastasia, hai provato la tuta che ti ho comprata da Gina Zara? Ma è bellissima, è topina. Te la vuoi portare in Inghilterra? Ok. Puoi anche partire con questa direttamente. Che è comoda. Adesso è caldo, ma quando partiremo, che sono le 7 del mattino, fidati che non avrai caldo. In Inghilterra ci sono 10 gradi. Per me ci sta, eh. Tanto noi atterriamo in Inghilterra e ci saranno 10 gradi. Belli! Ti vanno stretti? No, vero? Perfetto, amore. Dai, continuate così che poi decidiamo cosa portare. Non è che possiamo portare il mondo. Scusa Anastasia, non mi ero accorta che eri nuda. Non è che possiamo portare il mondo perché abbiamo solo lo zainetto, eh. Poi sono solo 3 giorni. Provo anche questo e le faccio vedere poi. Sì, certo. Allora, bimbe, ci siamo. Abbiamo provato tutto, tutto perfetto. Isabella aveva dimenticato quest'estate al mare quella collana. Mettila in una taschina, non quella. Non ce l'hai una cernierina? Al mio compleanno gli diamo il suo regalino. Che poi, non li facciamo vedere. Esatto. E gli porto anche quello di Isabella. Avevamo preso un regalo a Isabella quando siamo stati in crociera ad aprile e ci siamo dimenticati di portarlo. Anzi, di darglielo. Perché sì. Lei è venuta dopo. No, sì, è venuta a Pasqua. Va bene. E quindi glielo daremo adesso. E gli porto anche quello di Aria io. Sì, Aria ha compiuto gli anni da poco, quindi portiamo un altro regalo anche ad Aria. E poi, vabbè, faremo quello che vogliamo. Bimbe, avete scelto gli zainetti. Adesso, la cosa importante è, come volete partire? Noi partiremo da Novara alle 7 del mattino. Quindi farà molto freddo. E atterreremo in Inghilterra, dove farà ancora freddo. Che bello, finalmente un po' d'aria fresca. Quindi, Vanessa, decidiamo come partire. Così li mettiamo da parte. Prima, allora, la maestra. La zia dov'è? A Londra, no? La zia non è a Londra, è in un altro paese. E come si chiama? St. Albans. St. Albans. Perché? Ehi, Google. Allora, questo venerdì sarà il 13. Ehi, Google. Mamma mia, partiamo di venerdì 13. Venerdì a St. Albans. St. Albans. Che gradi ci saranno? Venerdì a 100 ci si aspetta una massima. Dove? Aspetta, a 100. Senti, Vanessa, te lo dico io. Glielo dico io, Google. No. Ok, vai. Ehi, Google. Quanti gradi ci saranno a St. Albans? Venerdì. Ma perché St. Paul? Venerdì a St. Paul ci sarà una temperatura di 9 gradi. Senti, non capisce? Te lo dico io. Anastasia, sei comoda? Okay. Allora, Vanessa, io se fossi in te, partirei con la tuta bianca. No, decidi. Io parto con quella. Ok, con che... allora decidiamo e poi facciamo vedere i nostri cucciolini, ok? No, allora sì. Io lo so, parto con quella di Minnie. Vuoi già partire con la tuta di Minnie? Ti ricordo che tu hai delle tute bellissime nuove che abbiamo appena comprato. Con questa? Che è quella che avevo detto io. Vabbè. Sì. Poi con questa maglietta. Non so, quella bianca. Quella bianca e la felpa. Voglio partire con questa. Guardate. Sì. Però, ok, col completino di Minnie che ti ho comprato oggi. Va bene. Poi ti porti questi, perfetto. Me li metto intanto, sono già piegati. Va benissimo, cerca di tenerli piegati. Ma amore, ma usi quello tu di zaino? Ok, con questo parti. E poi Ani, va benissimo tenere le tute che tanto sono comode, che sabato passeremo tutto il giorno a Londra. Tutto il giorno? Sì, mentre domenica a pranzo saremo fuori a pranzo in un locale antichissimo di St. Albans. E poi la sera festeggeremo il compleanno di Vanessa. Quindi, amore, scegli un completino un po' elegante, dai, per domenica. Un vestitino.
Ce l'hai un bel vestitino? Sì, sono appesi nell'armadio i vestitini. Dove c'è Vanessina? Ho scelto per allora, vestitino questo. Ok, bello. Per domenica hai scelto questo. Sei visto poco però. Io per domenica questo. Tu per domenica metti il completo quello grigio elegante. Ma anche i pantaloni beige, Vanessa. No. Allora, questo. Ah, Vanessa, ti stai portando tutto? Sì. Ok. Ragazzi. Quindi aspetta, dimmi. Dai. Guardate, così. Uno. No, e se un giorno fa caldo? Posso fare uno, poi due, poi tre. Ok, bravissima. Ma se un giorno fa caldo? Non fa caldo, amore. No. No. Ascoltami, potete portarvele un paio di magliette a maniche corte, ah, eh? Sì? Eh certo. Sì? Eh sì, quella così, giusto per scrupolo. Il pigiama, le mutandine, allora, e qualche paio. Maglietta a maniche corte che vado a prendere. Va bene. Ma con i pantaloni beige. Sì, amore, però non è detto che tu la userai, eh? Perché sabato comunque ci sono forse 13 o 14 gradi, mentre domenica 11. Quindi farà molto freddo. Io te la faccio portare giusto per. Quante magliette a maniche corte? Ma io direi una. Una? Sì. Ani, hai messo le calze? Sì. Benissimo. Ora le mutande. Quante? Brava, quattro mutandine, vai a prenderle. E perché tre calze, quattro mutandine? Perché ti una mutanda sempre in più, dai. Sì. Ok? Dai, vai a e prendere. Basta, sì, poi. Ti porto un profumo. No, non si può sull'aereo, lascia stare. Il tuo zainetto? Come? Il tuo zainetto? Deve essere molto piccolo. Ma tu ce l'hai piccolini, dai, potrebbe andare. E voi non ve lo portate? Un profumo? No, la valigia. Lo zainetto? Sì, poi io me la faccio, non ti preoccupare. La valigia? No, lo zainetto anch'io, eh. Vanessina, ho fatto lo zaino. Tu hai finito lo zainetto, Vanessina sta finendo le ultime cosine e abbiamo guardato le temperature. Allora, il giorno che partiamo, dalle 6 a mezzogiorno ci saranno meno 2 gradi. Allora, ma poi tanto torniamo qua, in Africa. Sì, ragazzi, in Africa fa caldissimo qua. Qua ci sono 31 gradi, non so, c'è da morire, io non ce la faccio più. Ragazzi, abbiamo ancora il condizionatore acceso al 10 di ottobre, ma vi rendete conto? E risolviamo lì che... Comunque, ascoltatemi, abbiamo portato tutto, brava Vanessa, le mutandine. Tienine una così la provi stasera dopo la doccia, sì. Ok? Va bene. Ragazzi, io direi di salutare perché devo preparare la cena, sono stanchissima. E anche voi. Tu, Vanessa, devi fare i compiti, eh? Sì? Sì? Devi fare inglese e matematica, lo sai. Lo spazzolino l'hai già messo? Perché sì. Sì? Va bene, tanto poi ricontrolleremo tutto giovedì, va bene? Salutiamo i nostri cucciolini. Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!